Benissimo amici, a questo punto andiamo a spiegare un altro passo tipico di Pepito che lui chiamava media vuelta. Interessante perché questo passo praticamente ci permette di fare un mezzo giro a destra, marcare e poi ritornare, ma tutto si svolge sempre sulla parete destra. In pratica nel marcare in avanti, cambio il peso, vado in avanti, marco in avanti e ritorno. Avanti, supero, pausa, marco e ritorno. Questo movimento qui lo faccio 8 volte, dopodiché faccio un giro completo. Qui faccio una classica scivolata di Pepito, muovo le spalle, ritorno al centro e torno sul basico. Un po' alla volta, riprendiamo. Quindi, sempre partendo dal passo base, praticamente comincio la media vuelta. Il pugno va verso il mento e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giro completo, scivolata e risalgo, basico. Questi passi scivolati di Indio di Pepito erano molto tipici, proprio come se stesse scivolando e poi risale. Rifacciamolo, 2, 3, 4, 6, 7, 8, pa. Media vuelta, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giro completo, scivolata e va, pa. A questo ci aggiungiamo un altro passo che Pepito chiamava crusato progressivo, che però poi ha la stessa uscita che abbiamo già sperimentato nel crusato al lato e nel crusato al frente. In pratica, perché crusato progressivo? Dopo che ci siamo spinti indietro, carico sul 6 incrociando indietro e incrocio in avanti. A questo punto faccio 3 passi incrociati con le gambe belle alzate. Pa, pa, pa. A questo punto cambio il peso, ritorno sul sinistro, solito tallone, sgambetto, spalle e torno sul basico. Quindi questo lo chiamava crusato progressivo. Sarà quindi 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, pa, 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 di nuovo, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, con la base ripetuta. Cominciamo con la media vuelta, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giro, scivolo. Di nuovo, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giro. Adesso crusato progressivo. Via. Di nuovo. Carico. Hala, hala.